Commentiamo Antonio Conte perché ha parlato al Telegraph, tra poco i passaggi salienti, è un'intervista a 360 gradi, quindi merita, secondo me, ha scelto il parterre inglese, i colleghi inglesi per tornare a parlare Antonio Conte, tra poco ne parliamo, parleremo anche del nome di Thiago Motta, della situazione vera che può riguardare o che stiamo ricostruendo a proposito di Allegri, eccetera, eccetera. Chi ve lo disse di Thiago Motta? Volevo fare anche poi un passaggio sulle situazioni tipo Felipe Anderson, eccetera, con Romeo, che ne ha già parlato la scorsa settimana, ma ci torniamo. Allora, velocemente, faccio che leggere i passaggi salienti di Conte, li commentiamo, sempre che Conte lo riteniate un tema in questo momento ancora da Juve. Mi dite sì o no? Gli ospiti, anche in chat, scrivetelo. Cioè, è un tema associato, che associamo alla Juve? Quindi leggiamo l'intervista, Cepo? No, se noi la leggiamo, però ormai Conte è molto molto probabile che vada a Milano. Allora, fermi. Cepo non mi ha risposto. Domenico, tu lo senti ancora un argomento giusto in chiave Juve da trattare? Non lo so, sono rimasto veramente male quando se n'è andato, quindi però mi sembra che stia facendo di tutto per tornare, quindi forse ha anche fatto un mea culpa, no? Sì, ha anche fatto gli investi che si poteva evitare quando è andato allo stadio. I miei trofei a casa mi ricordano perché devo vincere. Quei trofei sono una grande, grande responsabilità, perché restano lì a ricordarmi che ho vinto e devo continuare a farlo. Questa è la sua. Far divertire i tifosi è importante, ma non basta se l'obiettivo è vincere. Lo so perché ho allenato grandi squadre e loro mi chiedevano sempre di vincere. Ora per me è impossibile lavorare pensando solo allo spettacolo, perché l'aspettativa è sempre quella di dover vincere. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo porta dietro un'aspettativa sempre molto alta, e se non vinco ho fallito. L'ideale è vincere e divertire, ma per essere celebrato devo vincere, altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità. Parte così. Questo è più riflessivo. Ma Conte, questo è noi contro tutti. No, noi contro tutti. Conte è così. E questo è bello per questo. Voi ve lo ricordate quanto lo odiavano in sala stampa dopo Lazio-Juventus di Coppa Italia, che lui diceva che Giovinco ha avuto un calo di zuccheri, a Napoli, a me piaceva questo, lì mi sentivo io juventino solo contro tutti, lì secondo me in qualche modo ti posso dire anche quest'anno abbiamo sbagliato anche nella comunicazione, perché alla fine tutta questa storia dei guardi e ladri, di quello che a me è divertito moltissimo, soprattutto guardi e ladri, però i Varocchi, il Cavalè, alla fine ha fortificato loro e ha indebolito noi. Che loro l'hanno vinte tutte. Vabbè, Anto, perché ci siamo suicidati con l'Empoli, dai. Sì, infatti. Ma con l'Empoli si può vincere anche in 10, Totalmente d'accordo, ma non è quella frase che poi. Poi è chiaro che si è rivelato un boomerang, quello sì. Dai, Romeo, parti tu a commentare l'antipasto qua. Questa è l'intro. No, intro. Allora, una cosa che secondo me è importante di questo passaggio è che Antonio Conte mette già un target, cioè lui non vuole più fare quello che ha fatto al Tottenham, ricostruire, essere paziente, aspettare. Lui dice, io non sono uomo da quarto posto, qualificazione, cioè lui vuole una squadra per vincere subito. Questo è il primo passaggio, il manifesto contiano. Io però, poi ovviamente mi affido alle tue notizie, hai raccontato molto bene tutte le indiscrezioni. Io non vedo, come dicono in tanti, porsi alla Juve. Io vedo anche un Antonio Conte che cerca di capire le panchine europee. Cioè, in Milan, probabilmente in questo momento, come hai raccontato tu, in Italia la situazione è un po'. Però vedo anche lui che a un certo punto fa capire, io sono pronto per vincere subito e quindi valuto anche altre ipotesi. Perché sai, andare alla Juve in questo momento, a me se non è concesso che la Juve ci possa pensare, la prossima stagione parti subito per vincere? Soprattutto dopo questi 3 anni? No, come no? Difesa 4. Fammi rispondere alla domanda. A quale domanda? Ha detto, parti subito per vincere. Se vuoi sì, Conte parte per vincere. Perché gli stessi giocatori in mano a Conte overperformano del 20%.
Allora. Questo ci può stare, però non sono convinto, Anto, che la Juve, giocando ogni tre giorni, tornando in Champions. Però ti posso dire una cosa, un'altra cosa, la Juve non è forte atleticamente. Con Conte lo sarebbe. Io ho l'impressione che non si allenino così bene, così come raccontò Gatta dopo un colloquio con un paio di giocatori della Juve. Ti hanno impressionato le parole di Conte, Domenico? C'è poi la stessa cosa, questo mettere in chiaro messaggio ai naviganti del Conte che sta tornando, dice io però questo è il target, l'ha spiegato bene Romeo. Ma no, mi sembra normale che Conte dica quello, cioè, non mi sorprende. Io mi chiedo, c'è cioè una domanda, con quale rosa sarebbe ideale per Conte o meno? Io mi chiedo, Conte nella situazione attuale della Juventus, in questo momento, perché cioè, avrebbe fatto meglio davvero con questi giocatori, con tanti giovani da lanciare, con due rinforzi fondamentali a centrocampo che gli sono spariti come Pogba? No, e questo Fagioli. Non lo so, ma la squadra non va a salutare la curva dopo lo 0-1 con l'Udinese, questo lo so perché non glielo permette. Però che Antonio Conte sta per tornare, è un allenatore diverso, io sono d'accordo con Domenico, perché Antonio Conte, che magari, facciamo un esempio, no? O contatta la Juve, non so se accadrà, non penso, penso proprio di no, ma succede. Come costruisci l'organico? Conte è sempre stato uno che ti dice voglio Tizio, voglio Caio, voglio uno di esperienza, e la Juve sta andando verso un altro tipo di progetto, perché continua a parlare di sostenibilità, di next gen, mettere più giovani possibili in prima squadra, prende Azic, prende il ragazzo dal Boca Juniors. Io dico una cosa, che alla Juve farebbe benissimo uscire da questo infinitissimo loop Allegri, Conte, Conte, Allegri, Allegri, Conte. C'è vita! C'è vita! C'è vita oltre questi due allenatori. Allora, io dico, scusa, allora, adesso tu, qualcuno ha scritto Conte non ha mai lanciato un giovane, non è vero. Ha lanciato Pogba a 19 anni, se non mi ricordo male, che insieme a Del Piero è l'unico giovane che la Juve ha lanciato veramente da quando segue la Juve dal 1981-82. Detto ciò, io mi ricordo, cioè, appunto, seguendo la Juve da ormai parecchi decenni. Commento tecnico di Aske su Pogba. No, mi ricordo che la Juve è uscita due volte da dei momenti di crisi che duravano, se non sbaglio, tutti e due 9 anni, con due allenatori come Lippi e Conte, cioè con della gente che comunque ha dato la scossa, ha fatto il mazzo ai giocatori, urlava in campo, aizzava i tifosi, faceva molto juventinismo nelle conferenze stampe. Cioè, secondo me, alla fine la natura della Juve, perché secondo me i club hanno una loro natura, è questa, cioè sono Trapattoni, Conte, Lippi. Poi non discuto che nei 5 anni di Allegri, in cui lui ha ereditato la Juve di Conte, poi l'ha anche migliorata. Tra l'altro, prima si era parlato dell'overperformare. Il primo Allegri in Champions League ha overperformato alla stragrande, proprio perché è andato a vincere, cioè ha eliminato il Real Madrid, il Barcellona, poi sono due finali, ragazzi, con una squadra che aveva il 12° budget in Europa, no? Quindi quello, ok, però adesso, in questo momento, secondo me serve un allenatore, cioè per questo dicevo l'altro giorno, Klopp sarebbe il sogno per me, serve un allenatore comunque che risvegli questo spirito di juventinismo, che alla fine è una squadra comunque di lottatori, cioè non è una squadra... Klopp voglia? Ha voglia di allenare? Con chi? Gratis no. Klopp? Gratis no. No, non lo so. Cioè, si vuole prendere all'anno di anni sabbatici? Perché dici che è un ideale, hai ragione. Infatti no. Stavo parlando comunque in generale. Cioè, io guardo tutto voglio tranne un allenatore demotivato. Ok, hai ragione. Io però vorrei un allenatore che non tollera che tu finisci 3 partite come quelle di Empoli, Milano e con l'Udinese senza attaccare, facendoti il giro palla, guardando in faccia 2 ore per fare una rimessa laterale. Cioè, io no, questo vorrei. E questo allora, scusa, torniamo velocemente sull'intervista di Conte, così poi andiamo sul tema Allegri. È presto, secondo me, per parlare di Verona-Juve, quindi stiamo sui giocatori e tutto il resto. Difesa 4, in ogni club, dice Antonio Conte, in cui ho allenato, ho usato il subbuteo, anche per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei calciatori. Ne ho sempre avuto uno a casa. In futuro potrei giocare con una linea difensiva alta a 4.
ma bisogna pressare molto, altrimenti si corrono grandi rischi. La gente pensa che il mio 3-5-2 sia un sistema difensivo, ma non è vero. Basta vedere quanti gol segna le mie squadre ogni stagione. Non dipende dal fatto che siano 3 o 4 in difesa, dipende da come schieri la squadra e come costruisci le azioni d'attacco. Non va bene essere troppo difensivi, ma neanche troppo offensivi. Bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. La mia esperienza mi dice che se vuoi vincere il campionato o alzare un trofeo, devi avere una squadra equilibrata. E qua l'equilibrio. La scorsa stagione il Manchester City è stato il migliore esempio di squadra dotata di grande equilibrio difensivamente e offensivamente. Guardiola è il miglior allenatore del mondo, poi ha alle spalle anche un club che ogni anno può investire tanto. Così è molto difficile competere alla pari. La mia storia dice che sono sempre arrivato in club con problemi. È una situazione da cui ricostruisco sempre. Dopo la prima stagione al Chelsea, quando vincemmo il titolo, avremmo potuto dominare in Inghilterra. Avevamo trattato Lukaku, Van Dijk, due giocatori importanti che avrebbero potuto cambiare la situazione. Sul Tottenham, dice, è stata una delle esperienze lavorative più difficili, l'intervistatore inglese, quindi le domande sono veicolate anche soprattutto sui temi della sua esperienza in Premier, ma è anche stata un'esperienza che conservo nel cuore. Per me festeggiare il quarto posto e la qualificazione in Champions, ricordiamo che entrò in corsa, era nono, qualcosa del genere. Il primo anno fece un lavoro pazzesco. Fu davvero strano festeggiare quella roba lì. Alla fine dell'ultima partita contro il Norwich ho chiamato il mio staff e ho detto che non siamo abituati a festeggiare un piazzamento. Sono stato molto chiaro, ho detto che abbiamo fatto il massimo. Passare dal nono al quarto posto con tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare e le concorrenti è stato un miracolo, ma non abbiamo festeggiato come se fosse un miracolo, perché io sono abituato a vincere, che è un'altra cosa. Però, posso dire una cosa? Il solito Antonio Conte, cioè non vedo grosse novità rispetto magari all'intervista che aveva fatto a Belve. No? Puro Antonio Conte. Un po' più riflessivo, no, Antonio, anzi... Torna più incazzato che mai, secondo me, proprio perché accorgendosi di cosa significhi arrivare quarto con il Tottenham di turno, non vuole più vivere quel tipo di situazione. E quindi chi lo prende deve dargli subito in mano una squadra che possa vincere. Scusa, Antonello, tu stai anche scrivendo in chat? Sì. Mi diverto ad accettare. Ah, perfetto. Se vuoi puoi andare ad accettare, per me non c'è problema. No, io non so, però, come, siamo cinque. In mezz'ora, invece di interrompervi, io scrivo lì, no? Rispondo a qualche utente che mi stanno praticamente insultando, dicendo che no, perché siccome le stesse cose dice Conte, dice lei, perché ti sta sul cazzo. Questo è stato. Gli ho detto: Conte dice la squadra equilibrata, non dice la squadra tutta in difesa. Conte, io non l'ho mai visto giocare col 7-2-1. Scusate. Comunque sei un chattatore migliore che da ospite, dicono che chatti meglio di come parli. Ecco, Cepo. Luca, però fra la Juve di adesso e l'Inter di adesso, non credo che ci sia una differenza enorme di quella che c'era fra la Juve che ereditò Conte e il Milan che allenava Allegri nel 2011-2012. Quell'anno lì la Juve non fece una campagna. No, così, però avevi giocatori che non sapevano di essere così forti. Tu avevi gente che comunque col senno di poi era nel pieno della maturità professionale. Parliamo di Chiellini, Barzagli, Buffon, Pirlo era già un po' più avanti. Parliamo di gente che ora. L'hai preso a zero. Cioè, nel senso, Pirlo, Steiner, Vidal. Già avere Chiellini, Barzagli, Buffon e Bonucci ti ha consentito, grande lavoro di Antonio, perché io dico sempre che senza Antonio quell'egemonia non sarebbe mai esistita. Beh, lo dicono anche loro, lo dice anche Chiellini, lo dice anche Barzagli. Però la base era di una squadra forte. Cioè, quando prendi Vidal è forte. No, poi se passi la palla a Pirlo, cioè comunque non è come passarla a Locatelli in questo momento. Ha preso quell'anno dopo, quando Conte è arrivato non aveva Pirlo. Conte ha preso la Juve prima, è arrivato quell'anno lì, con anche dei dirigenti bravi, come penso che siano bravi quelli che abbiamo adesso. Cioè tu devi dire, se tu dai questa Juve a Conte, lui te ne salva i 7/11 e poi giunto diciamo un bel lavoro sugli altri, però c'è poi un lavoro più complicato secondo me rispetto a quello che però è anche una serie up secondo me un po' più competitiva. È per questo che io ti dicevo c'è poco che cercherei di uscire dal loop Conte Allegri, perché secondo me la Juve se deve cambiare ha bisogno di una puntata fresca. Hai ragione, la tentazione per me è dire 2 anni di Conte per cambiare marcia, poi sono d'accordo anche io così, però 2 anni per dare la scossa, perché adesso c'erano gli ultimi ragazzi, questo io non faccio veramente fatica perché non sento, cioè
quello che noi tifosi sentiamo verso questa squadra, questo club, l'impressione è che l'allenatore e molti dei giocatori non lo sentano questa cosa. Cioè che va bene perdere a Milano senza provarci, va bene essere eliminati dal Siviglia, che va bene perdere con le Bacca B, con la Ludinese, cioè è questa la cosa che fa male. Grazie. Ma facciamo un sondaggio, Luca. Sì, poi torniamo sulla stretta attualità, visto che le minestre riscaldate le volete o no? Cioè, vorrei una, perché sarebbe la terza minestra riscaldata al giro di pochi anni, no? Lippi, poi Allegri, oppure ti piace una novità, Tiago Motta, che ne so. Ma bisogna uscire dal loop, ragazzi, bisogna uscire da questo continuo loop Conte, Allegri, Allegri, Conte, Conte, perché fra due anni fai fare due anni a Conte e poi torniamo a parlare di Allegri. No, e ora è il momento di no, mi prego, basta. No, è cambiato. Io sono totalmente d'accordo, se allenatore nuovo deve essere nuovo, fresco, che non sia mai entrata la Continassa, che non fai un nome, fai un nome. Io sono un Tiago Motter da quando giocava e lavoravo con Momblano. Io se dovessi cambiare, a me piacerebbe tantissimo Tiago Motter. Tu eri Tiago Motter quando giocava del Genoa. Ma perché si vedeva che era un intelligente a livello calcio. Dai un attimo, cerco di chiamare una persona. Vai. Portaci Tiago Motter. Chiama Canovi, grazie. E chi sto chiamando? No, chiama Canovi. Canovi, per chi non lo sapesse, agente storico. È unico vero referente di Tiago Motta, tuttora lo gestisce anche. Poi attenzione, io non sto dicendo che la Juve prende Tiago Motta ed è sinonimo di successi. Però adesso te lo faccio dire. Dammi 10 minuti e te lo faccio dire. Però capire la coerenza nello scegliere. Allora, sta partire il sondaggio: minestra riscaldata o uscire dal loop? Risposta A. Uscire dal loop. Esatto. Risposta A: adoro la minestra. Risposta B: sono un futurista. Ok, via. Un progressista. Sì, futurista più di sono. Vabbè, mettiamo un progressista, così sa di un po' più intellettuale. Via, partito sondaggio, 2 minuti, ragazzi, forza. Io sono d'accordo con Romeo. Anche secondo me va bene prendere anche un allenatore nuovo e non riscaldare la minestra. Però rispetto ad adesso prendere Conte tutta la vita. A me, cioè, Klopp sarebbe a livello ideale, sarebbe proprio quello che mi piacerebbe così. Però un allenatore che per esempio mi piacerebbe è Maresca. Secondo me potrebbe Maresca? Molto... Sì. Maresca. E beh, sta dominando con l'Eister, che è una bella squadra. Bene, così anche intelligente, palluto, secondo me è anche un po' gobbo. Comunque, però potrebbe essere un nuovo. Allora, scusa, visto che facciamo così, chi vorrebbe la permanenza del mister di Allegri, voti adoro la minestra, perché anche continuiamo con la minestra riscaldata. Allegri è un classico della Juve, come lo sarebbe Conte in caso di ritorno, quindi includiamo questa opzione. Ragazzi, mettetemi grande Angelini, mettetemi grande Angelini, per favore, che sta parlando con Canovi, ragazzi. Potremmo sapere tutto a minuti sul reale pensiero di Tiago Motta, che intanto ieri si è pronunciato di fronte alla stampa emiliana, che gli ha chiesto, ma la società le ha già chiesto 2 incontri per valutare magari di fare un anno ancora insieme in caso di Europa. Bologna vorrebbe fare un annuale e sposare con lui un progetto di decollo, di atterraggio in Europa insieme, e lui fare contestualmente esperienza mantenendogli determinati giocatori, eccetera. Ok, ecco, intanto vedo che gli amici a casa stanno vedendo a tutto schermo Antonello. Ok, quindi per i più bravi, decifrate, perché lui proprio è proprio sguaiatamente davanti alla camera con il labiale, quindi il labiale, ragazzi, potete dirci tutto quello che sta dicendo, ok? E a questa domanda Tiago Motta ha risposto: non ho nulla da dirvi ai giornalisti, non ho nulla da dirvi di nuovo rispetto al mio contratto col Bologna, che ricordiamolo è in scadenza naturale 2024, quindi lui è un allenatore già in questo momento libero, come un calciatore può anche già accordarsi per un eventuale club futuro. Momblano showman pazzesco. No, guarda, è carico, Antonio. Beh, io da suo labiale ho solo capito Pippone a un certo punto, è una parola che lui usa. Ma io comunque, io voglio andare un po' oltre Momblano. Vai, andiamo oltre con Romeo Agresti, ragazzi. No, Tiago Motta o lo prendi entro sto mese, massimo il prossimo, o non lo prendi più. Cioè, quando io continuo a dire, noi a livello mediatico con Juventus, quando facciamo discussioni e tutto, è ovvio che dobbiamo sottolineare come sia presto soffermarsi oltre misura su questo tema, perché il tema allenatore
lo toccheremo sensibilmente fine marzo, aprile sicuro, ma per una società ora è già tardi praticamente, cioè io voglio ben sperare che la Juve sappia già cosa fare. Secondo te lo sa già? Ti faccio questa domanda. Assolutissimamente sì. Cioè la Juventus sa già chi sarà assolutamente la panchina. Ma se, Cristiano Giuntoli per cosa? Questo sentire da Romeo Agresti. Ma stai scherzando? Oh. Ma siamo scherzati? Cioè, perché noi dobbiamo valutare la permanenza di Allegri in base al secondo posto finale di Coppa Italia. Se così fosse chiudiamo tutto, non saremmo più la Juve. Se così fosse non saremmo più la Juve. Allora, Romeo, posso fare una domanda? Secondo Domenico, anche tu, se hai domande, approfitta di Romeo e di me e di chi vuoi. Cioè, no, noi continuiamo a seguire Angelini, a tutto schermo, grazie. Qua si fa la storia, prego. Ma secondo te, Romeo, è possibile che la Juve quest'anno abbia detto noi abbiamo ancora, è un anno veramente di transizione, in cui dobbiamo liberarci di alcuni senatori, provare a lanciare qualche giovane, non ci abbiamo una lira. La cosa veramente importante è arrivare nelle quattro. Allegri è già stato contratto, nelle quattro ci porta, facciamo quest'anno con lui, però è andata esattamente così. Lui avrebbe fatto intendere che non gradirebbe partire a scadenza. Ma non esiste sta roba, ecco, a proposito che non esiste. Ma vedi che te le devo tirare fuori con la tenaglia. Ma oggi mi stai facendo innervosire, Monblano, tra sì, Alcaraz. Io ti ho già detto che nella testa della Juve sicuramente c'è già l'allenatore. Stagione 2024-2025, noi dobbiamo essere bravi a carpire chi sia, ma questo è un altro tipo di discorso. Non esiste anche qua l'allenatore in scadenza. È capitato con Marcello Lippi e finì in tragedia, cioè Max Allegri o rimane con rinnovo, no, per favore, o Max Allegri la prossima stagione non è più l'allenatore della Juve. Se ti devo dare non una notizia ma una percezione, voto una percentuale. No, percentuale le fai tu. Voto l'ipotesi 2. La Juve, secondo me, cambierà guida tecnica. Questo è come il primo anno di Del Neri, il primo anno di Marotta alla Juve, no? Diciamo, in cui c'era ancora Del Neri, no? In quell'anno lì, pre-Conte, in cui si aggiustavano le cose, si ripuliva un pochettino, insomma, devi liberarti di qualche contratto, o così, e poi dall'anno prossimo Giuntoli parte veramente con questo nuovo ciclo. Possiamo sognare? Ragazzi, se noi fotografiamo molto bene la situazione, io non capirei l'eventuale permanenza di Allegri. Né in termini di scelta societaria, né in termini di scelta individuale. No, allora... Però dunque, scusate, ma l'identikit quindi è un allenatore capace di lavorare bene con questi giovani che abbiamo, con una linea sostenibile, tra virgolette, con l'innesto immagino anche di qualche, non dico anziano, ma giocatore più esperto se serve. Dunque, quanti sono gli allenatori realmente fattibili che abbiano queste caratteristiche, oltre a Thiago Motta? Allora, ti faccio rispondere da Romeo, aggiungo un particolare. Io, al momento, il segnale che ho percepito per aggiungere un elemento all'identikit è al perché lavoro. Io posso anche lavorare cercare di sondare se è Klopp, se è quello, se... Però un'altra cosa che al momento è uno dei lati della cornice dell'identikit è quello del ingaggio. Io oggi, finché non ricevo un segnale diverso, perché questa è la linea guida come idea, poi se da qua a maggio ci sono delle deroghe, ci sono dei pensieri diversi, li intercetteremo o ci proviamo. Ma l'ultimo elemento della cornice è un ingaggio sotto i 5 milioni. Adesso dico a me non è stata detta così, però la C. No, mettila così, di sicuro non l'ingaggio attuale di Allegri. Che però è 7, più bonus. Ma io ti dico che se fossero 3 o 3 e mezzo, meglio ancora. Questo al momento rientra anche nell'identikit, al momento. Poi se tra un mese racconteremo una storia diversa, ve la racconteremo. Ma al momento ragioniamo anche così, Romeo, o no? Ma io, ragazzi, io sottolineo una cosa. Il mercato di gennaio. È arrivato l'Acerbi di turno in difesa? No. È arrivato Bonaventura? Non mi risulta. È una società che fa la società. La società decide che Thiago Jalò sia l'erede di Alessandro, al quale non rinnovo il contratto, prendo Thiago Jalò. La società decide che
non ti do 3 milioni per Pereira, che ha 32, 33, quelli che ha. Non ti do 2 o 3 milioni per Bonaventura, che va in scadenza a giugno, anche se poi... Ma ti do 3 milioni per un giocatore che voglio verificare. Per un giovane che voglio verificare. Questa è essere società. Per questo ti dico che secondo me la Juve sa già cosa fare perfettamente. Poi magari opterà per una mossa sbagliata, magari non arriveranno successi, ma la linea a livello societario a me sembra molto netta e molto coerente. Allora Samu scrive, Luca, l'ho scritto un po' in maniera così, però era di fretta, Elkan prende Hamilton, se vuole prende anche Klopp, è chiaro, ma io sto dicendo quello che noi percepiamo come linea guida assunta internamente dall'azienda diversi mesi fa. Se questa linea cambierà tanto poco dal 1 luglio prossimo, lo dovranno decidere adesso, non il 30 di maggio o il 15 giugno, e nel caso lo racconteremo, ma io sto a quella linea guida, cioè i nostri dirigenti si stanno muovendo su quelle basi. Se poi, cioè, secondo voi, se Giuntoli potesse prendere un allenatore, se potesse prendere Guardiola, non lo prenderebbe? Adesso dico, certo che lo prenderebbe, certo. O Klopp, o dite voi chi è? Ragazzi, attenzione! No, attenzione, niente. Ma scusa. Un'ora al telefono, niente. Continuiamo un altro, parliamo un altro. No, io ti conosco, tu dici niente perché non puoi dirlo. Non c'è niente da dire, non è nulla. Ma con chi eri al telefono, scusa? Per lavoro. Io pensavo fosse Canovi. Era per lavoro. Era per lavoro, basta. Antonella, continuiamo o no? Io però godo di un piccolo vantaggio rispetto a te. Che, cioè, nel senso, quando ci sei tu e non qualcun altro, perché ci conosciamo da anni e io, devo dire, ti conosco, e quindi, cioè, ti conosco e credo di sapere anche come prenderti. Io so, lo dico pubblicamente, lo penso, dico quello che c'è. Io so che se insisto nel modo giusto per 5 minuti io ti cavo tutto, ma lo so, ma dato che sono un signore non lo farò, però io so che riesco a tirarti fuori tutto, non dico questa volta devi fare il signore. E faccio, ragazzi, no, ma era per lavoro. Sì, certo. Sono state 2 telefonate, una ha provato, era occupato, non prendeva, diciamo. Anche meno, ecco, sì. No, ragazzi, lei l'ha chiesto, ha detto non sa nulla, prego. Chi è? Non è vero. Ciao, salutiamo. Non è vero. In generale. Non è vero. Vabbè. Cazzaro ti definisco. No, ragazzi, Antonello ci dirà a tempo debito. Scusa, una cosa. Chi è che vi raccontò che Allegri aveva firmato per la Juve con 2 mesi di anticipo? Tu. Quando avrò la notizia ve lo dico. Quando avrò la notizia devi cantare, va bene, ma noi io non insisterò, va bene, su questo tema non insisterò. Scusa Romeo, torniamo velocemente sul discorso contratto di Allegri, lo status quo. Senti, stasera 18:38, adesso lo cancello, ha tolto l'audio, tanto non parla. Quindi con lo status quo, cioè questo contratto può partire così la stagione prossima, ancora 7 milioni più 2, la Juve dice: sai cosa c'è di bello? Va a scadenza naturale, no. Si rifà lui l'ingresso in Europa, non è plausibile questa. Questo è uno scenario da escludere. Per me è uno scenario totalmente da escludere. Totalmente. Sono d'accordo. Allegri, o resta Corinnovo o la Juve cambia allenatore, punto. No, Luca, allora la domanda mia è questa, cioè è anche possibile, secondo voi, è possibile onestamente che gli rinnovino il contratto? Cioè, scusa, la controdomanda è questa: esiste nella storia del calcio moderno un grande club in cui un allenatore non ha vinto nulla, fondamentalmente ha giocato a calcio, ma possiamo dirlo, vale così, e gli viene allungato il contratto? Sì, è successo, a metà della tifoseria contro. È successo una volta o due, no, sulla tifoseria non so, ma questa
diciamo così, questo incastro di situazioni si è verificato una volta due con un nuovo contratto con Simeone all'Atletico. Vabbè, però lì è un'istituzione. Ragazzi, ma l'anno scorso è proprio toccato nel vivo, ma è così. No, è vero, però è vero, meno. No, ho capito, ma l'anno scorso cosa doveva vincere a Allegri? Cioè, ma ragazzi, ma io non so, ma che annata ha fatto la Juve l'anno scorso? Che contesto era? No, ma non è, cioè, non è vero che ha perso, ha fatto delle figuracce, ha fatto degli errori, ha sbagliato, tutto quanto vero. Però che contesto era quello dell'anno scorso per una squadra di calcio come la Juve? Cioè, tu andavi in campo, non sapevi che succedeva, facevi i punti, tanto ti rilevavano. La seconda, cioè, metà se l'Inter, ma se l'Inter, questa Inter così forte, avesse avuto quel contesto, quanti punti faceva secondo voi? Questo è arrivato comunque nelle ultime quattro. Poi io non lo sto difendendo a priori, non è questo assolutamente. Però i contesti vanno visti. Cioè, che hai ragione, però l'anno scorso, nella prima metà, hai cominciato già a dire contro il Paris Saint-Germain non è la vera partita, certo, per noi. Ma lo sapevano già, l'hanno chiamato per quello, non aveva più la dirigenza, non aveva nessuno. Cioè, onestamente, io... Ma, scusami, tu ti prendi, Di Maria, ok, Di Maria, Paredes, a parte che c'hanno il mondiale, ma questo valeva per tutti quanti. Cioè, questa gente qui viene alla Juventus e se è arrivata a noi, figurati che siamo gli ultimi della ruota, proprio del carro, cioè, pensa dentro lo spogliatoio cosa c'era fin dall'estate. Cioè, okay, azzerata la dirigenza. Dunque, okay, io voglio sapere, questa gente come Di Maria, tutti questi qui che già sono nelle fighette loro, già per trattarli devi prendere un allenatore di quel livello lì, che spogliatoio aveva questo in mano? Quell'altro che lo rapisce il fratello. Ma la, cioè, non è una giustificazione al gioco, attenzione, non è questo. No, no, Sto dicendo che gestire la Juventus è complicato. Gestire la Juventus in quel contesto è una roba allucinante, secondo me. Io non discuto questo, però mi dico, cioè, tre anni, cioè, se questo anno di Allegri, per esempio, con tutti i problemi che magari il gioco che non è stupendo, il fatto che comunque probabilmente, insomma, in campionato l'abbia già salutato a febbraio, se questo fosse il primo anno di Allegri, secondo me non sarebbe un anno malo, cioè sarebbe comprensibile che ma il terzo anno, cioè è tre anni che siamo qui a questo, allo stesso punto. E questa è la cosa che secondo me veramente, anche a chi poi, io a Allegri sono affezionato, cioè io gli riconosco tantissimi meriti, cioè secondo me nel quinquennio lui è stato veramente clamoroso. Però adesso in questi anni qua sembra veramente la persona sbagliata. Questo è, secondo me. Poi che l'anno scorso la seconda parte sia stata una cosa disumana, se, mi sembra ovvio, però anche nella prima parte ha fatto... Cioè, la verità è questa, che in questi tre anni tutte le partite importanti le abbiamo perse tutte. Infatti io sono molto preoccupato per la Coppa Italia, perché ho paura che se ti becchi la Lazio e l'Atalanta in un periodo così, secondo me perdi anche quelle, perché le abbiamo perse tutte. Anche perché ti posso dire una cosa? Io ho rosicato come un pazzo a perdere quella Coppa Italia con l'Inter, quel furto che abbiamo subito con l'Inter. Un furto. Io ero lì allo stadio, te lo giuro, non vado mai allo stadio, perché, però quella partita lì mi è rimasta proprio sul gozzo, quindi la Coppa Italia la vorrei proprio vincere. Primo, perché così almeno fai la Supercoppa, che tra l'altro diventa quattro partite, quindi è tutto, scrivi comunque un trofeo sulla bacheca che manca da troppo. Hai ragione, però hai perso quella, poi l'anno dopo hai perso la semifinale, hai perso la Supercoppa, quest'anno hai perso lo scontro diretto, l'anno scorso quando stava meglio hai fatto la partita col Napoli, l'hai persa, all'andata hai perso col Milan, hai perso col Villarreal, hai perso col Siviglia, cioè le abbiamo perse tutte, le partite importanti di questi tre anni le abbiamo perse tutte, e qui è la mia domanda, sì, dice, tutto l'importante l'hai perso. Esiste che un allenatore che non riesce a far rendere la squadra, non riesce a portare risultati, che resti ancora lui comunque l'allenatore? Lo capisco che costa 7 milioni comunque così, e che è un allenatore che storicamente ha fatto bene, ha vinto le scudetti e tutto quello che vuoi, però a me sembra suicida questa cosa, perché è veramente, cioè, diventa deprimente, secondo me, cioè, la gente in questi anni si sta, non dico disinnamorando, ma si sta veramente facendo del male secondo la Juve, cioè io questo è quello che provo adesso, a me sembra quasi, è un supplizio veramente guardarla in questi anni. Ma poi ragazzi, qua non è che il secondo posto è proprio tranquillo e solido, cioè, abbiamo il Milan che sta macinando punti, in questo momento è molto più lanciato di noi, c'è poco da fare, e noi rischiamo un contraccolpo psicologico, ma spero di no,
e spero che Allegri sia in grado, perché lui è in grado di fare punti. Lui comunque i punti li ha sempre fatti, persino l'anno scorso alla fine praticamente senza Empoli secondo, e questo gli ho sempre riconosciuto. Volevo rispondere, o meglio, Juventino Montanaro che scrive: Conte si accontenterebbe di 4 alla Juve più contratto 2 più 1. Ecco, io vi dico questo: Conte Juventus dovesse accendersi una spia, sicuramente una deroga sulle condizioni che ho detto prima ci vorrebbe, cioè a 4 milioni triennale, a 4 milioni, ma neanche a 5, no. Non è una condizione, detto che, attenzione, non è che Juve e Conte questo non sono vicine per un discorso economico. In questo momento ci metterei anche un discorso filosofico, cioè non c'è un punto di congiunzione forte in questo momento. Siamo a metà febbraio, vi ho raccontato la storia col Milan, bene, se volete vi aggiornerò nei prossimi giorni. Senza problemi, lì c'è un contatto. Anche a te è arrivata questa notizia. C'è un contatto reale, forte, con un interlocutore chiaro, con una volontà della proprietà a cui sono state poste delle domande. La Juve non è in quella fase lì. È vero che la Juve, soprattutto con Conte, può fare volendo anche molto in fretta, perché per mille motivi che non sto a spiegare. Ma attenzione, non è assolutamente plausibile e credibile da quello che risulta a me, perché io rispetto per chi, soprattutto per i colleghi, mentre tanti non ne hanno per me, ma questo non mi pesa mai troppo, ma anche per chi di voi può avere magari mezza cosa che gli hanno detto, lo ritenete affidabile, gli ha parlato, io non lo so, io vi dico che questa cosa di trovare un accordo a 4 milioni perché la Juve, mentre da un'altra parte ne chiedo 12, non è esattamente così. La Juve è diversa, ma non allena 4 milioni la Juve, questo ve lo escludo al 110% in base alle mie informazioni. La Juve, se cambia allenatore, deve prendere un profilo fresco, uno che non sia mai entrato nemmeno praticamente a Torino, che non conosca la mole, deve ripartire da un rampante, da uno magari meno rampante ma fresco, uno che ti faccia uscire dal loop. Comunque posso dire una cosa sul Milan e Conte? Dimmi. Perché l'altro giorno ho incontrato un procuratore sportivo e gli ho detto questo, perché so che lui lavora molto col Milan. Insomma, mi confermi questa cosa di Conte? Dice: ah, ti confermo che però il Milan non ha sondato solo Conte, cioè non è che c'è rapporti con Conte. Quindi non è... No, allora vi interessa il Milan? Ha sentito altro. Il Milan è molto chiaro come si è mosso ai livelli operativi attuali. Furlani, amministratore delegato, Moncada, responsabile dell'area tecnica, eccetera, sono stati fatti i movimenti e nessuno di costoro si è osato o ha osato alzare la cornetta con Conte, perché per fare questo loro hanno delle... È il discorso delle linee guida che dicevo prima, se tu ti muovi delle linee, loro hanno delle linee guida e ovviamente Conte non rientra in quel profilo, e quindi Moncada, Furlani, sono si è sentito Thiago Motta, Palladino, Lopeteghi, benissimo. Poi c'è il piano alto è quello che c'è dietro, che valuta evidentemente una sterzata aziendale e valuta questa ipotesi, cioè di fare sostanzialmente una politica diversa in questo momento storico, in direzione stadio, visto che c'è lo strapotere dell'Inter, visto che per avere investitori ulteriori devi avere un brand forte, e Conte può essere anche un brand a sua, e parlo di Cardinale con referente Ibra, invece si sono mossi dritti dando delle prime risposte a Conte, e Conte è stato ben colpito e favorevole di parlare con Milan, e questo dialogo è in atto, e quindi oggi Conte-Milan è la pista su cui il giornalista deve lavorare per capire. Poi se la prossima settimana la Juve, o se la Juve ha già chiamato Conte di oh ma mica vai al Milan, questo se lo sapremo ve lo racconteremo, che vi devo dire. Che ve frega del Milan, appunto, ecco, che ci vuole parlare di calcio, parliamo di calcio. Parliamo, secondo voi, Allegri avrà il coraggio di mettere ancora Alessandro in campo? Facciamo un sondaggio? Beh, adesso c'è squalificato Bremer, quindi giocherà Rugani. Dici? No. Sì. La centrale sì, dai. È stato sempre provato lì, come dice Bremer, in allenamento. Farà Gatti, Rugani, Danilo a Verona, come giusto che sia. Qualcuno però ha detto, adesso onestamente vi dico la verità, che non ho verificato questa voce, cioè che pare che comunque Rugani non fosse al 100%.
E per questo allora, cioè sempre, questa l'ha detta l'ha fatta circolare Allegri, guarda. Che aveva che nel momento in cui ha fatto le scelte di formazione aveva già preparato la conferenza stampa, Esatto. Ma è un genio, poi non viene davvero, tu siete vittima della disinformazione allegriana. Qua noi siamo una community libera, ragionevole, quando riesce. Allora il sondaggio, Alexandro supererà le presenze di Pavel Nedved? Sì. Quante no. ne mancano? 7 per eguagliarlo, 8 per superarlo. Come straniero più presente nella storia della Juventus. Posso dire la verità? Ceppo stava per chiudere la diretta. Stai qua, Ceppo, dove vai? Ragazzi, se ciò dove... Allora, a parte che ha eguagliato David Trezeguet. E già questo... Pensa un po'. Se noi parliamo di Trezeguet, che è il bomber più prolifico straniero di tutti i tempi della Juve... Speravo di morire prima, scrive uno. No, Domenico, tu che sei uno magari meno, o almeno esprimi meno questi spigoli che noi abbiamo, viviamo male delle cose che poi uno dice vabbè, che c'è di male, cioè nel senso non è che ci cambia la vita, però cioè, è un pensiero che ti turba o non ti frega nulla il fatto che Alexandro possa diventare anche in presenza di altre scelte? Ragazzi, Thiago Jalò è disponibile, Rugani è disponibile, puoi giocare con la difesa a 4, cioè c'è mille modi. Sì. 8 presenze e superare Nedved è una cosa che eventualmente ti turba, cioè è una domanda che ti poni? No, mi aveva colpito nell'intervista Allegri che aveva esaltato Alexandro. Sì. Alla vigilia dell'Udinese. Alla vigilia. Adesso mi è sembrata veramente tanta roba. A fronte di una prestazione che poverino poi è stato anche sfigato, come gli è arrivato quel pallone lì, però insomma non è stata certamente eccezionale, ma non è stata neanche tra le peggiori di Alexandro. Adesso mi sembra che era nella media della giornata contro l'Udinese. Sta cosa di Nedved, sì, non più che mi turba, cioè sarebbe molto un po' ironica come cosa, no? Tra l'altro uno di quelli che ci potresti fare un film, ricordiamolo, Domenico Ciolfi è un apprezzato regista, tra l'altro qua oggi anche perché è il ventennale della scomparsa di Marco Pantani e lui è il regista della pellicola che ha voluto raccontare e forse anche riaprire quello che è stato definito anche nella scelta dell'opera Il caso Pantani, trovate questa pellicola Il caso Pantani, regia di Domenico Ciolfi, e quindi oggi alle mie spalle io ho una maglia autografata da Marco Pantani all'arrivo di Europa, della celebre tappa, la maglia all'arrivo autografata, me l'ha data e io ero lì sotto il dopo corsa, è stata un'emozione in quel momento, oggi mi crea un'emozione da tanti anni ancora diversa da quella dell'epoca che era solo di entusiasmo, e l'arrivo di Europa è quello in cui gli salta la catena e poi va a raggiungere, supera Jalabert, vince la tappa eccetera, e quindi Domenico tu hai raccontato se vogliamo gli ultimi giorni, non so se chiamarli così, o l'ultimo Pantani, no? Ecco, quello che è stato poi la parte sicuramente più drammatica e meno raccontata, vissuta dai grandi media, perché i grandi media ovviamente hanno celebrato le corse e i processi, che sono due cose diciamo che poi non hanno fatto esattamente parte di quel finale drammatico di Marco. Io alle mie spalle quindi la maglia, abbiamo Domenico qui, riserverò qualche minuto su questa cosa, anzi se vogliamo magari farlo subito, poi però mi devi dire dopo se l'eventuale sorpasso di Alexandro meriterebbe un film, ecco. No, vabbè, su Pantani sono 20 anni di un dramma vero, ma soprattutto di un accanimento mediatico, secondo me, che purtroppo poi l'ha rovinato definitivamente. Era stato Gianni Mura, no, a definire proprio che sembrava come quegli ermellini che vedevano sulla loro pelliccia bianca una piccola macchia e non riuscivano dunque a convivere con questo sfregio in qualche modo. È quello che probabilmente Pantani ha sentito quando la gente poi non ha più creduto nelle sue capacità, perché si era diffusa appunto la notizia che fosse dopato, poi si scoprirà che non era vero, che Madonna di Campiglio gli esami sono stati in qualche modo la manipolazione, per cui manipolazione degli esami. Adesso la commissione antimafia finalmente ha messo la parola fine anche su questo.
il film ha voluto raccontare 4 anni di un uomo dietro al campione, insomma, di quello che questo ragazzo ha dovuto subire fino alla morte a Rimini. Adesso si è riaperta anche grazie al film l'inchiesta, non so se porterà a qualcosa, perché non mi sembra che ci sia poi la volontà vera di andare a indagare. Diciamo che deve essere anche un monito, io lo dico sempre alla stampa, gliel'ho detto anche quando ai colleghi giornalisti, quando abbiamo girato il film, quando l'abbiamo presentato, perché l'accanimento mediatico che c'è stato su quel ragazzo lì è indecente, è stato indegno di un paese civile, e questo però purtroppo è una cosa che accade spesso. Dicevi di Nedved, mi agganciavo proprio su questo per dire il finale che abbiamo noi di Pavel Nedved alla Juventus sono quelle immagini rubate di lui ubriaco che cammina per Torino, non si sa neanche se sia vero, oppure il festino a casa con la sua compagna. Alla fine manipolare appunto i media, gestire l'immagine e la comunicazione è veramente un'operazione da fare in modo molto delicato, perché dopo vai a rovinare l'immagine e la carriera della gente, come con le intercettazioni, quando estrapoli quella battuta buttata lì, capito, rubata, tagliata sul contratto di Chiesa o sulla frase su Agnelli e così via. E mi piacerebbe fare un film su Calciopoli, quello sì, è da tanto che lo penso, infatti vedo lì Antonello, andrò a vedere Massimo Zampini a venerdì a Bologna, perché quello è un tema se che vuoi fare un film su Calciopoli, Antonello Angelini è la Bibbia perché lui ricorda ogni battuta, ogni parola, ogni scambio anche fuori dal contesto magari dell'iter una volta dietro le quinte, lui ha una memoria pazzesca. Ma ci ho sempre avuto in tutto, mi ha aiutato molto all'università. Io ho letto il libro di diritto privato una volta, però ho dato l'esame. Però una volta mi ricordo che stavo a pranzo con Luciano Moggi e con altre persone, e lui ha detto: ah, perché Luciano non era così, e gli ho detto la versione giusta. Ma tu che fai? L'avvocato di Calciopoli, come fai a ricordare tutte queste cose? Perché è la memoria, infatti ha ragione. Io, così come ricordo i risultati della Juve dell'82, 85, 87, un film su Calciopoli, ti dico, ti faccio anche da sponsor. Intanto state vedendo appunto il cartello, il caso Pantani, l'omicidio di un campione. Ovviamente... Ma tu vuoi fare un film? Ma l'idea è che hai fatto un film o una docufiction o una cosa? Ci vuole una serie, perché non riuscire mai in 2 ore a spiegare quella che è stata Calciopoli. Ci sono talmente tanti retroscena complicatissimi, talmente tante manipolazioni. Se posso dire una cosa, se fate un film su Calciopoli, per favore assicuratevi che venga anche tradotto in inglese a livello internazionale, perché in Italia c'è comunque un minimo di discussione su Calciopoli, esiste nel resto del mondo, cioè la Juve ha comprato gli arbitri e ha rubato i campionati, pensano tutti, cioè dall'Indonesia all'Inghilterra, così non c'è nulla che spieghi la nostra versione di Calciopoli in inglese nelle altre lingue, cioè, ma il problema ti spiego qual è. Attenzione, non è solo la nostra versione, è la versione finale degli atti di quello che è stato poi solo detto e non fatto dalle procure federali, detto e non fatto in sede finale sui processi alle persone, cioè, ci sono delle cose che sono attuali, ma pare che sia quello che noi vogliamo raccontarci. Quindi. Il problema qual è? Che per spiegare il fatto che Papa Resta non è stato chiuso negli spogliatori, tu devi citare la telefonata dopo in cui Moggi dice che lo avrei voluto chiudere, i 5 minuti dopo ha già cambiato versione con altri interlocutori. Che gli spogliatoi si chiudeva solo dall'interno, che Papa Restra e un'altra persona lì presente hanno negato questo fatto, che il processo è stato archiviato perché il fatto non sussiste, per dire solo questo, che è la cosa più semplice da spiegare ai Calciopoli, ci vogliono 5 minuti, quindi in 2 ore di film tu non potrai mai riuscire a spiegare gli intrecci di alcuni, come sono spariti i video della famosa cena tra i Della Valle e i designatori nella collina vicino a Firenze, col carabiniere pentito che poi sappiamo chi è, il nome lo sappiamo, che è il carabiniere pentito anonimo per me non è anonimo, so benissimo come si chiama, anzi,
Che? Sei mutato? Stavo dicendo, Domenico, sai chi chiamare? Perché lo devo fermare, sennò lui sa i nomi di tutti, di cognomi, nomi mai usciti. Perfetto, va bene. Antonello e Domenico li troveremo insieme un giorno al cinema, ok? Benissimo. E i tempi quando rubavamo, alle orge. No, però ragazzi, non è che siamo... Cioè, il paradosso è che noi stiamo raccontando la Juve che ci delude in un periodo in cui non vediamo esattamente quando sarà la svolta, eccetera. Ma raccontiamo una Juve che alla fine dei fatti non è quella dei settimi posti, quella che era proprio, come dire, no, ma... ti sentivi proprio affogato lì, come dire, non qua siamo secondi, l'anno scorso anche alla fine, poi c'è stata la penalità. Però la percepiamo come una Juve da ottavo nono posto, questo è il tema che volevo porre, non è una critica, e la percepiamo, mi ci metto anch'io, come una Juve di quella là, di Marchesi o cosa, che arrivavano a 40 punti dalla vetta, che avanti, l'Udinese di Guidolin ti pigliava schiaffi andata e ritorno, ti mandava fuori dall'Europa la Sampdoria, cioè, ecco, prego. Come la Sampdoria, quando mai la Sampdoria? Come no? Perché la Sampdoria, perché prendi Del Neri tu? Ah, ti mandava fuori l'Europa in quel senso, no? Pensavo tipo di riferirsi a... Romeo, perché percepiamo la Juve come se fosse ottava, nona, eccetera? Perché ti ha fatto gol uno che si chiama Lautaro Giannetti. Giannetti. Tra l'altro, quel gol mi ha riportato a Terò, e poi ho fatto mente locale. Ho prima di campionato. Nove anni. Da luna. No, io credo che questa venga vissuta praticamente da tutti come una nata da proprio a livello di transizione pura. Da una parte abbiamo una sorta di fine ciclo, l'allenatore, dall'altra però invece un nuovo ciclo dirigenziale, anche questo che crea un po' un ibrido, secondo me, nel vivere assieme questa annata. Per me una differenza di base, che in questo faccio anche autocritica, che in quegli anni disgraziati, in quei nove anni in cui non vincevamo nulla, eravamo quinti, settimi, così, però comunque più o meno ogni anno cambiavi, quindi tu avevi la sensazione di dire, andata male, proviamo a fare qualcosa di diverso. Invece, secondo me, la depressione un po' di questi tre anni, perché sono tre anni più o meno della stessa cosa, lo stesso allenatore, con lo stesso non gioco e con gli stessi non risultati. Cioè, è un po' difficile vedere la luce alla fine del tunnel. Se qual veramente... è stato l'allenatore juventino che è durato di più senza vincere? È preso di Allegri. A memoria Allegri, io non mi ricordo altri che non lo trovo. No, era la mia domanda di prima, cioè, ma non solo alla Juve, in qualunque grande club al mondo. Cioè, tre anni così. Due anni Ancelotti. Sì. Dunque ha perso uno scudetto con più 9 punti. Mamma mia, ragazzi. Due anni e mezzo, perché subentra. Sì. Riuscito a perdere la semifinale Champions sul 2-0 in casa col Manchester, dove ha fatto 1-1 fuori al 97esimo Giggs. Ah, che sofferenza. Dopo gol nostro segnato da? Zidane Inzaghi. Da Antonio Conte. Manchester, Conte a Torino, che poi non sono i due di colore, sì. Come si chiamavano, York e Cole. Calypso Boys. No, quella è stata la semifinale e la finale più assurda della storia, perché quelli da 0-2 hanno fatto 3-2 a Torino, e in finale poi al 90esimo stava perdendo 1-0 col Bayern. Io credo che in culo del genere, veramente la Champions ha ragione Guardiola, è una cosa di pura fortuna. Che notizie hai avuto, Romeo? No, un caro amico mi ha proposto dei biglietti per stasera per la Final Eight di Coppa Italia, sai che c'è il basket a Torino. Ma non puoi perché devi vedere la Lazio. Però non posso uscire, stasera non posso uscire. C'è Lazio-Bayern, ragazzi. Come si fa? Intanto, ascolta, velocemente, sono uscite delle indiscrezioni su giocatori che sarebbero già sottovalutazione in vista dell'estate. Ovviamente Chiesa, per ovvi motivi contrattuali, oltre che tecnici, nel senso che c'è adesso anche tutti i tifosi. Non dice, sacrifichiamo. Ne do due, uno in uscita sicuro e un altro che rischia. Vado? Kostic sì. È in uscita. E l'altro che rischia... E UEA. Su UEA, due giorni che ve lo dico.
rischia nel senso, cioè, dipende da dove va, no? Dici rischia. No, beh, rischia di chiudere la sua esperienza alla Juve, che comunque dipende da mille variabili, eventualmente chi sarebbe l'allenatore nuovo, il modulo e tutto, però non avverto che la posizione sia così salda. È l'unico che abbiamo preso fondamentalmente. Ragazzi, devo dire la verità che io su UEA mi ero illuso nella tournée, mi sembrava che fosse davvero un portento, e finora io gli darei un'altra stagione, perché adesso bisogna anche capire, magari come dicevo prima con un nuovo allenatore, però faccio fatica a ricordare una performance di UEA che mi porti a dire ah, che bella partita. Non ne ricordo tanto. Poi, comunque, il mio pensiero conta zero, ma la Kostić in uscita, UEA da valutare. Valutazioni in corso, non per bocciatura esclusivamente tecnica, ma per una serie sono altri giocatori su cui ci sono delle riflessioni, potrebbero finire sul mercato. Uno è Milik, e ripeto, non è l'espulsione la cosa, questa è una cosa che so un po' a prescindere. E l'altro un po' clamoroso, ve lo dico, ci sono delle valutazioni in corso e non è per quello che sta facendo, ma forse anche per il discorso che facevamo all'inizio, che non voglio riprendere. Domani lo ritratteremo, quello finanziario, eccetera. Tra l'altro domani con noi, ragazzi, tra gli altri, Antonio Barillà, ok? Professor Bava, sarà una puntata molto interessante per sentire un fronte anche per certi versi più aziendale, come quello che può intercettare Antonio Barillà, che ce lo porta sempre, devo dire, in maniera molto trasparente. Dicevo, l'altro nome è quello di Wojciech Szczęsny. Cioè, io ho raccolto una confidenza, attenzione, Szczęsny ha un contratto. 7 milioni netti, è sempre lì il discorso, raga. Per cui la Juventus... Quando finisce il contratto di Szczęsny, scusate, a 7 milioni? 2025. 25. Avrà una fine, o eterno, Cristo. 2025. Vabbè, ma, scusa, Szczęsny non sta facendo male, no? Quindi non no, è... però 7 milioni, l'abbiamo sempre detto, è una cifra esagerata. Va bene, su questo. Cepo, sei sorpreso da questi quattro nomi? No, non so, guarda, te lo dico onestamente, l'unico di cui sei sorpreso e molto deluso è Bremer. Per il resto, secondo me, mi fido del nuovo allenatore di Giuntoli. Quindi anche Chiesa, anche Chiesa tutto sommato, Chiesa, Vlahovic, Danilo, chi deve andare vada. È chiaro che bisogna cambiare almeno un terzo della squadra, almeno quattro giocatori. Sì, sì, sì. No, io quello che no, mi spiace per Bremer poi c'è anche il caso Rabiot. Poi è uno dei pochi difensori che ha quella fisicità ma anche quella velocità. No, Bremer mai, quello sarebbe un sacrilegio. E Szczęsny secondo me si può tenere allungando il contratto e spalmandolo, cioè se Szczęsny quattro e mezzo, Szczęsny sta anche bene, è un buon portiere, non è un fenomeno, anche se di logica io direi sempre che la Juventus dovrebbe avere un portiere italiano, perché storicamente, cioè, cosa, però oggi non ci sono i grandissimi portieri italiani, diciamo. Scusa, qualcuno ha scritto Bremer e Yıldız, ha ragione, anche Yıldız secondo me è l'altro assolutamente da tenere, certo. a tutti i costi. Ma brava Patrizia, anche cambiato. Brava Patrizia, alle 19 ci sarà Inter Juventus femminile all'Arena di Milano. Porto la quota Juventus e ti farò anche per voi. C'è anche la Next Gen oggi, se non sbaglio. Ecco. Consoliamoci con l'aglietto. Romeo, su il Diz, cosa si fa? Qua Giovanni Albanese, la scorsa settimana è arrivato, ha detto 90 non bastano, 1, 2. La Juve effettivamente valuta di dargli a 10, contestualmente o non contestualmente, al nuovo contratto. Questo è un quadro molto forte che ci ha fatto. Il Diz a fine stagione, gli si rinnova il contratto fino al 2029, gli si dà più soldi e vediamo se dargli a 10, ma bisogna ripartire da Kenan. Se non ripartiamo da Kenan, poi a meno che non arrivino offerte indecenti, immorali. No, posso dire una cosa, ma l'unico modo per tenere uno come il Diz è investirlo della 10. La 10 cioè adesso o la 10 o ti dice vado via. No, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che se tu nel futuro vuoi tenere uno come Yıldız, se esplode come io ritengo, come tutti riteniamo, poi avrà quelle offerte da capogiro. Ma tu non riesci a tenere solo, dicendo tu sei il nuovo impero, tu sei la bandiera. Perché sì, fermo restando, Anto, che non ho non mi sembra che sia
uno destinato a fare 10 anni di Juve, ecco. Cioè il suo percorso mi sembra quello che passa da Bayern, Juve, poi Ildiz attorno a una struttura molto pressante. Io credo che, poi mi sbaglierò, sono felice perché significherebbe longevità, risultati, prestazioni, ma non mi sembra uno da 10 anni alla Juve, ecco. Però posso dire, Romeo, che i turchi, tanto quanto gli, insomma, gli ex jugoslavi, è gente che comunque ama molto l'Italia, stare in Italia, molto più dei non so, degli argentini o dei brasiliani, che poi alla fine vogliono andare o a giocare nel Real, nel Barça, o a prendere una barca di soldi in Premier. Secondo me un pochettino a livello di, non so, di persone di carattere, potrebbe starci secondo me un po' di più degli altri. Sono d'accordo con te che non fare 10 anni alla Juve, però magari ne fa 5 o 6. Sì, sarebbe... Romeo, spieghiamo ancora una volta la situazione Azic, che fine ha fatto, non gioca per nessuna squadra della Juve. No, prego. Finiamo con il discorso. Rispondiamo ai festini di Pavel Nedved. Azic è un giocatore che la Juve ha acquistato per la prossima stagione perché lo può tesserare al compimento di 18 anni, tra l'altro giocandosi uno slot per il posto extracomunitario, ma Azic è un giocatore preso per la prossima stagione. È stato a Torino, ha visto le strutture, ha fatto tutto quello che doveva fare, è un'operazione non blindata di più per la prossima. Per la squadra next gen comunque. Lui parte in next gen, ma con la vista prima. Mi dicono tra l'altro che la Juve gli abbia messo ulteriormente degli emissari a guardare tutte le partite lì, Montenegro, e la proiezione è che può diventare una signora mezzala. Lui è un giocatore un po' offensivo, però il suo agente continua a dire che ci siano delle analogie con un percorso alla Milinkovic e Savic. Speriamo, però me ne parlano molto bene. Ma magari. E poi ragazzi, c'è quello lì che fra un po' vi delizierà, ma non siete pronti. Barido, preso dal Boca Juniors. Ah, come gioca Barido, mi ricorda Stankovic. Che fatto Mosca, come gioca Barido, Anto, adorato Mosca, ridere. Azic mi ricorda Stankovic, ci scrive Cri, ringrazio, era meglio da piccoli. Alechine, Leti Dark, poi facciamo un ultimo giro e ci salutiamo. Fabri, Carlo Acu, ringrazio poi coloro che stanno rinnovando o abbonandosi per la prima volta. Abbonatevi, non abbiate paura, avete messo il follow. De Mafr, MG 1965, John Bon Jones. Bene, adesso che avete messo il follow, abbonatevi. Se lo fate col cellulare, sono 3 caffè al mese. E poi ogni mese è rinnovato automaticamente. Se no, se avete un account Amazon Prime, entrate nell'account Prime, entrate nell'account Twitch dallo stesso dispositivo o dal computer, se il computer, cellulare, e poi fate associa profili. A quel punto vi appare sulla nostra pagina Twitch l'opzione per l'abbonamento gratuito, ma lì ogni mese poi dovete ricordarvi di rinnovare. Metodo Classico, ringraziami. Che certo che ti ringrazio, hai rinnovato per il 18° mese. Mimu, Marcello marcia su Roma. Ah, Marcello marcia su Roma mi ricorda forse quella roba là. Tafferuglio 82, Luigi Manzo, ha rinnovato anche Simon. Grande, Ivan Punkers, 30 mesi con noi, Pyro Go 33, Ale 21, mamma mia, ma da quanto tempo facciamo le live tutti i giorni? Domenico, tu ogni tanto ci segui? Sì, spesso, dalla macchina, quando sono in viaggio la metto su. Ascolta, ma il format che ami di più qual è? Quello di boom boom, zona, JB zona, che però forse non andrebbe in macchina, andrebbe anche guardare. Sì. Perché non facciamo un format mensile su Calciopoli? Il bar di istruzione su Calciopoli, ma ogni volta lo fai quando sei intervistato, parli sempre di quello con appunto Mocci. Quindi il bar di Mister Carta, qual è quello che ami di più? Casa Juventus con Zampini che porta a spasso tutti, qual è? No, mi fa ridere, è divertente Casa Juventus e quando fate i 38 minuti i 38 minuti del lunedì ore 18:30. Viva la FAI, ci saluta, grande, viva la FAI, sempre uno dei preferiti. Lomar, House of Scars, che grande, ecco, tutti i format sono belli se non c'è Angelini. House of Scars, questo è un acciughino. Gli acciughini sono baci di acciuga. Allora, Zilinski, Taremi all'Inter. Romeo, Inter campione in Italia 2024-2025.
No, sono mosse intelligenti su una base già forte, perché in questo Beppe Marotta porta al bar tutti. Zelinski è un bel centrocampista, Taremi è una bella alternativa. Poi è chiaro che voglio capire, come sempre, chi venderanno, perché immagino che un pregiato possa partire, ma hanno ampiamente dimostrato. Cioè, ragazzi, a Marotta andrebbe intitolata la sede solo per aver preso 50 milioni per Onana. Onana! Ragazzi, Onana fa delle robe, io non so se... No, ma aspetta. Ragazzi, questo ha venduto Lukaku a quanto e l'ha venduto gratis. Tra poco ha rivenduto pure il prestito. Non so, c'è poco fa. 115. Cioè, Marotta deve essere un po' napoletano, perché fa un gioco delle tre carte infernale. Ma quello che secondo me deve veramente far rosicare, che se Marotta non andava all'Inter, non dico che fallissero, ma quasi loro. Bravo. Domenico che indica Mike Fusco qua sotto dice ma Late Show ma ci faresti un film su Late Show? Ah, pensavo su Mike Fusco. Su Mike Fusco, se su Late Show, su Mike Fusco. Che poi, io lo farei dicevi... su Mike Fusco, andrei anche a vedere campioni in cassi al botteghino. Stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto. No, stavo dicendo che non hai portato i dischi questa volta. Se ne ho portati un paio. È il momento dei lenti? Il momento dei lenti no. Di 5? Vai, mi faccio dire una cosa, vi do un'anteprima. Vai. La prossima settimana dovrei riuscire a portarvi un ospite veramente inedito e speciale. Ma non vogliamo anticiparvi niente. No. State con noi, come sempre. Luca Sacchia. Io ho mandato il messaggio. Ho tre minuti. Porti Tiago Motta in esclusiva. In coppa, a cavo sceso. Ho tre minuti, Cepo, vai, ti sfido. Cosa? Ci fa vedere dei dischi. Che? Van Halen che... Sì. E Park Life dei Blur. Ok. Quale scegli? Io? Sì. Adesso o quando avevo 14 anni? No, adesso. Boys and girls. Vabbè. Cazzo, è facile, voglio dire. Vabbè, allora vado un po' più... Procolaro, a whiter shade of pale. Non conosco uno. Qua siamo... Siamo un po' c'è indietro. Rabbiro dei Beatles, per favore. Non... Chi sono i quattro che ci porteranno da un marciapiede all'altro? Ci faranno da Caronte attraversando questo periodo nero. Scegliamo quattro uomini chiave della Juve per uno e poi ci salutiamo. Ecco, vado. Quattro. Bremer, Ildiz, Cambiasso e chiunque sia l'allenatore che non è Allegri. E il nuovo mister. Il nuovo mister, sì. Quattro. Bremer, Ildiz, Cambiaso e il nuovo mister. Domenico, quattro uomini chiave della Juve. Cioè, per questo campionato, Bremer, Ildiz, Rabiot e Cambiaso. Rabiot. Novità su Rabiot, Romeo? No. Più avanti. Più avanti. 0-0-0. Ma che Rabiot, se Allegri non dovesse più rimanere, un bel punto interrogativo. I tuoi quattro uomini chi sono? Che ci salveranno la stagione, che ci aiuteranno. Non lo so, quattro uomini chiave. Allora no, io vado in prospettiva. Sule, Ildiz, Hausen e Felipe Anderson. Ah, Felipe Anderson. A me piaceva tanto. Antonello, i tuoi quattro. Ah, io invece i quattro li dico come il sogno della mia Juve. Platini presidente. Del Piero presidente onorario, ma se al contrario, Tiago Motta o Conte allenatore, sì. Devo scegliere un direttore generale, ma è molto difficile. Beh, giunto di va bene. Allora ragazzi, non uno ha dominato Dusan Vlahovic, non uno ha dominato... No, aspetta, non ditemi poi quando venite qua e dice no, ma io non sono mai sceso dal carro, mai. No, mai. Aspetta. No, ma non bla. Questo è lo sogno.
ti dico invece i quattro che secondo me devono restare assolutamente, che sono Ildiz, Dusan Vlahovic, Bremer e un altro giovane, Cambiaso. Romeo è già venduto su Lè, te lo chiedo ogni mercoledì. Su Lè piace tanto. Spero proprio di no. Spero proprio di no, perché mi piacerebbe vederlo da Sulignano a Canito in un altro contesto. Va bene, e con questo abbiamo anche l'interprete. Abbiamo anche l'interprete. Anche ragazzi, io devo... devo salutarmi. Ore 16, devo attaccare col lavoro, o meglio col hobby, perché questo è il mio lavoro. Grazie. Grazie. Con tutti i soldi che guadagni da Juventus, sì, bisogna guardare ormai. Sì, sì, guarda. Infatti, solo con la lunghina delle magliette. Bottiglie di plastica mezze vuote, così giro io. Ti dico solo questo. Andiamo. No, allora, li facevo sempre i soldi. Cepo, Antonello Angelini, Domenico Ciolfi, grazie. Ovviamente invece un super grazie a Romeo che viene qui ogni mercoledì, Juve grazie permettendo e lavoro permettendo, grazie a Romeo Agresti. Se il prossimo video sarà su YouTube, lo studiamo la formazione, vi darà la formazione in anteprima che può scendere in campo in quel di Verona. Seguite il canale YouTube di Romeo Agresti, non solo. Ciao a tutti, ci vediamo stasera ore 23, il bar di Mister Gatta. Quanto è lontana la Champions, al triplice fischio di gara di Champions, noi accendiamo il canale. Ciao.